Gloria al nome del Signore. Grande l'Eterno Dio, grande la sua dignità, la sua fedeltà e la sua verità. Allora, vogliamo leggere, glorificate il nome del Signore, in San Matteo capitolo 25. Intestato il sermone profetico seguito, parabola delle 10 vergini. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Questo si trova in San Matteo, capitolo 25, versetto 1. Allora, or cinque di esse erano avvedute e cinque pazze, le pazze prendendo le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, ma le avvedute avevano insieme con le loro lampade preso seco dell'olio nei loro vasi. Ora, tardando lo sposo, tutti divennero sonnacchiosi. Si può diventare anche nella fede sonnacchiosi, alleluia, ma avere l'olio, questo glorificatelo. E si addormentarono, e in su la mezzanotte si fece un grido: lo sposo viene, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le pazze dissero alle avvedute: dateci dell'olio vostro, perciò che le vostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero e dissero: noi non lo faremo, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, venne lo sposo, e quelle che erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze, e le porte fu serrata. Poi appresso vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità che io non vi conosco, vegliate. Adunque, poiché non sapete né il giorno né l'ora che il figlio dell'uomo verrà. Alleluia. Perciò qui la parola del Signore ci può intendere di vegliare. Qui ci sono cinque vergini avvedute e cinque sono disavveduti. Questo, quando dice pazze, significa sono disavveduti. Al nome del Signore. Gli avveduti avevano l'olio, i disavveduti erano senza olio. Si sono addormentati sia gli avveduti e sia i disavveduti, si sono addormentati, ma solo gli avveduti avendo dell'olio, quando glorificate del Signore, si è sentito: venite all'incontro, lo sposo viene, lo rinnovatore, si sono svegliati. Solo che quelli disavveduti vanno per accendere, non hanno olio. Gli avveduti hanno dell'olio, i disavveduti cercano gli avveduti che gli danno dell'olio, l'olio non è storia, ma gli avveduti hanno detto: andate, comprate, perciò che non abbiamo nemmeno per noi questo. L'olio non è storia, mentre che loro se ne sono andati, gli avveduti entrano nella gloria, mentre i disavveduti restano fuori. Benedetto il nome storia, alleluia. Vediamo che quando tornano quelle disavvedute, bussano, con Gesù, alleluia, per voler entrare, ma una voce, gloria al Vestore, alleluia, dicendo: Signore, Signore, aprici, aprici. Ma egli rispondendo disse: io non vi dico in verità, io non vi conosco. Vedete, io non vi conosco. Qui fa capire: vegliate, pregate, glorificate. Noi dobbiamo vegliare, stare attento. Glorificate il nome del Signore, perciò che senza che se l'aspetti il Signore viene e si trova dietro le porte solamente a bussare, e la porta non si apre più. Stiamo attenti fino a che abbiamo la possibilità
di attendere, gloria al nostro, stiamo attende al Signore, stiamo attende a cercare la faccia di Dio, stiamo attende a mettere l'oro nelle nostre lampade, stare attende di essere svegli, alleluia, avere l'oro in noi, che se noi abbiamo l'olio è una bella cosa, non appena sentiremo, ecco, lo sposo viene, accendiamo subito la potenza dello Spirito Santo, accendiamo e entriamo in quelle sfere beate, in quella comunione col Signore, in quella potenza dello Spirito Santo, e anche quando il Signore verrà, saremo con Lui rapiti in cielo. Questo glorificato il nome del Signore, il Dio salutato.